pratica è la terza fase, diciamo così, quella più evoluta dal punto di vista della, diciamo così, del modello freudiano di sviluppo psicosessuale, perché è la fase in cui il piacere è concentrato sull'uso dell'organo genitale maschile. Cioè il bambino ha un piacere nel fantasticare il suo fallo come un organo di potere, come un organo che dà piacere e che lo caratterizza come, diciamo così, un essere grandioso. Quindi lui poi parlerà anche di un carattere anale, di un carattere orale e di un carattere fallico, a secondo poi delle tipologie che possono essere espunte dalle caratteristiche, diciamo così, psichiche. È chiaro che l'idea appunto di un fallicismo si può applicare anche alle donne, e infatti Freud pensa che alcune donne, quelle che lui definisce come invidiose del pene, hanno una idealizzazione del fallo e vogliono comportarsi come un fallo in erezione. Quindi il fallicismo è anche qualcosa che si avvicina alla maniacalità, si avvicina alla, diciamo così, a un atteggiamento narcisistico, e l'idea di avere un organo potente, superiore, che assicura la tua grandiosità.